È dal 1800 che con la loro presenza danno il senso dello Stato e della giustizia nelle loro azioni quotidiane, distinguendosi per senso del dovere e spirito di sacrificio. Oggi in tutta Italia si sono svolte le celebrazioni del 205° annuale della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Con la loro capillare presenza sul territorio, le loro stazioni, dalle più piccole fino alle legioni regionali, rappresentano un rassicurante punto di riferimento per i cittadini in ogni occasione, dal contrasto alla criminalità, alle emergenze e alle calamità naturali. La cerimonia, per tradizione, si svolge nel giorno in cui all'Arma, nel 1920, venne concessa la prima medaglia d'oro al valor militare per l'eroica partecipazione dei carabinieri al primo conflitto mondiale, da sempre caratterizzata dalla sua sobrietà. Presenti questa mattina per la cerimonia nella caserma del Comando Provinciale di Pesaro Urbino in via Salvo d'Acquisto, le massime cariche civili, militari e religiose della città e della provincia. Oggi, nel concludere appunto questa festa, per noi un momento, come ho già detto, di bilancio, abbiamo tratto in arresto 242 persone, deferite in stato di libertà 2000 e c'è stata una contrazione dei furti in tutta la provincia, come ho accennato prima, e delle rapine. I reati predatori, quelli potrei dire più fastidiosi e che danno purtroppo quella percezione di insicurezza che vi assicuro è infondata per i dati e per il clima tranquillo che si vive in questa provincia. È stata l'occasione per rendere noti anche i dati statistici che sintetizzano le principali attività che vanno dal contrasto alla criminalità ai servizi sul territorio che impegnano quotidianamente l'Arma quale istituzione vicina alla gente e tra la gente. Dopo il messaggio del capo dello Stato Mattarella ed il saluto del comandante Luciano Ricciardi, si è provveduto, come di consuetudine, alla consegna dei riconoscimenti a quei militari che durante l'anno solare si sono particolarmente distinti nelle attività di servizio.